Buonasera a tutti e tutte, a me è l'onere e l'onore di aprire eh, questa discussione, questa discussione che eh, ha come obiettivo quello di presentare Open Memory, il centro di documentazione e studio eh, di, di, di Sherwood e lo facciamo appunto con uh, un uh, dibattito all'interno del quale uh, metteremo a tema alcuni elementi proprio per uh, eh, cercare di contestualizzare questo progetto che è un progetto non solamente di archiviazione ma appunto un progetto di analisi, eh, di studio della storia ma è un progetto di legame con il presente. Lo facciamo con Davide Drago che è qui al mio fianco ed è uno degli animatori di Open Memory, lo facciamo con Carmen Sabello, Gianni Boetto. Con Stefano Ferro, che sono uh, delle figure mh, in, per, mh, in, in modalità diverse, ma sono delle figure uh, legate alla storia di, di questo spazio, alla storia di Radio Sherwood, ma anche. Alla storia dei movimenti padovani, dell'autonomia dell padovana e non solo. E lo facciamo con Francesco Pavin che parla eh, a nome del Caracollo Lol Jackson, ma che è una figura nota dei centri sociali del Nord-Est. Del, di un movimento molto importante che c'è stato uh, negli anni passati che è il movimento Nodal Molin è un movimento che appunto sta um, cercando di, di, di fare un progetto simile un progetto simile quindi quello di, di creare un archivio che è, è sicuramente molto... Um, molto interessante che ovviamente il nostro obiettivo è quello di, di costruire poi lo vedremo nel corso del dibattito anche una dimensione integrata uh, di, di, di archivi di, di centri studi a livello di, di nord est io vorrei partire um, con alcune, dando alcune coordinate senza dilungarmi e, um, abbiamo discusso tanto Uh, ultimamente stiamo discutendo tanto, il dibattito pubblico sta discutendo tanto dell'uso pubblico della storia. Scusate la ridondanza: che cos'è l'uso pubblico della storia? Mm, non ce ne accorgiamo oggi, ovviamente, che la storia è uno spazio di, di contesa, però. Negli ultimi tempi, grazie anche ai social, grazie anche ad alcuni divulgatori, ad esempio Barbero, che hanno eh, in un certo senso fatto eh, capire che la storia non è solamente qualcosa di, ehm, di legato all'accademia, alla didattica, ma è qualcosa... Eh, che comunque può eh, attraversare appunto lo spazio del dibattito a tutti i livelli, da quello più ehm, mainstream a quello più eh, invece di approfondimento e di discussione. Eh, l'uso pubblico della storia è sicuramente uno dei temi, ma a noi quello che ci interessa maggiormente è l'uso politico della storia. Eh, ripeto, la storia Uh, politicamente uno spazio di contesa mm, non lo scopriamo oggi, mm, non, non sto qua ovviamente a uh, citare le tante tematiche che sono ancora uh, aperte, sono ancora appunto uh, degli spazi aperti della contesa politica. Eh, quello che ci interessa approfondire è come i movimenti sociali eh, si approcciano o dovrebbero approcciarsi alla questione eh, della storia, all'uso politico della storia. Da questo punto di vista io credo che eh, probabilmente l'atteggiamento corretto sia quello di avere sempre presente una dialettica tra il passato, tra la storia, poi vedremo nel corso del dibattito anche la differenza tra storia e memoria, e, e il presente, ehm, come la storia influenza il presente, ehm, in certi sensi, in certi versi lo condiziona, eh, ma come questo punto di vista può essere utilizzato e deve essere utilizzato dai movimenti sociali, dai movimenti politici. Ehm, credo che, ad esempio, Uh, ci sia stato un vizio di fondo da parte dei movimenti nell'uso solamente simbolico uh, idealizzato della storia. Uh, da un altro punto di vista c'è magari un vizio uh, per certi versi da parte di altri di considerare la storia solamente qualcosa di eh, superabile perché ovviamente la nostra dimensione è sempre una dimensione legata al presente e al futuro. Bene, io credo che quello che vogliamo dimostrare eh, con questo progetto e con questo dibattito sia eh, che magari entrambe queste funzioni eh, non sono adeguate invece a cogliere politicamente quale può essere e quale deve essere il peso eh, della storia per eh, cogliere al meglio la contemporaneità e per ovviamente progettare il futuro. C'è un termine che mi piace tanto, io sono un appassionato di musica, che è stato coniato da Simon Reynolds. Simon Reynolds è uno dei eh, principali scrittori, giornalisti musicali inglesi, che eh, conia questa espressione più o meno a metà anni 90: che è il retrofuturismo, che è un'espressione un po', um, come dire, eh, cerca di, di sparigliare un po' le carte sulla cultura musicale, però sostanzialmente pone una questione, una dialettica appunto tra. La storia eh, dei, dei movimenti culturali, in quel caso, come eh, qualcosa di musealizzato, di, di seppellito, invece il ruolo dialettico, cioè la dialettica che può avere con eh, la contemporaneità, l'influenza anche che può avere con la contemporaneità e anche con la progettazione del futuro. Non a caso nel documento di, ehm, di presentazione che è uscito alcune settimane fa, avevamo citato Mark, Blo Mark Bloch, uno storico importante, che con eh, Apologia della storia o Il mestiere dello storio, che L'ultimo dei suoi libri, lui parlava appunto di, eh, di questa dialettica, di questo eh, di quest'utilizzo della storia anche in prospettiva in chiave politica, che è una cosa, è una cosa fondamentale. <coughs> Scusate. E, e questo è un po' il tema, a mio avviso, che va affrontato questa sera. Lo facciamo, secondo me, partendo da due punti di vista. Innanzitutto, la eh, prospettiva privilegiata del Nord-Est. Perché? Una prospettiva privilegiata, non c'è solamente una questione di continuità politica. Il nord-est ha anticipato, ehm, il nord-est italiano, in particolare il Veneto, ha anticipato alcune tendenze della, eh, del tardo capitalismo, le ha anticipate dal punto di vista materiale, oggettivo, eh, sociale, ma anche dal punto di vista soggettivo, politico, di organizzazione. Tra queste ne voglio citare, eh, ne voglio citare alcune, sicuramente eh, una deindustrializzazione precoce rispetto ad altri territori, sicuramente eh, un elemento, l'abbiamo visto negli anni 60 con, con la questione tra salute e, le, e reddito per quel che riguarda le lotte operai a Porto Marghera, quindi un, eh, un ingresso della tematica ecologica non come mero ambientalismo ma come un elemento eh, di classe, questa a mio avviso è una cosa importante, eh, però anche nel nord-est si parla in maniera anticipata di metropoli diffusa, si parla di eh, una trasformazione dello spazio urbano che probabilmente avviene in maniera precoce rispetto ad altri territori. Dall'altro punto di vista c'è cioè, appunto una continuità politica, una continuità anche nelle rotture, e di rotture ne abbiamo avute tante, una di queste è stata il, eh, il 7 aprile del, del, del 79, però c'è questa continuità che è fatta di sedimentazioni, di sedimentazioni eh, soggettive, politiche e biopolitiche, Questo di sedimentazioni di classe, questo è un elemento, è un elemento fondamentale, quindi mh, il punto di vista privilegiato del nord-est italiano. Un altro punto di vista privilegiato è... E quello di, di, della comunicazione, quello di eh, ad esempio di Radio Sherwood. Questa mattina scherzavamo sul fatto che eh, qua per chi eh, ci assiste su Facebook magari non lo vede, è stata allestita anche una mostra temporanea dove ci sono alcuni manifesti storici eh, di Radio Sherwood che era chiamata con orgoglio direi emittente comunista del Veneto. Poi eh, lo, lo slogan di Radio Sherwood è diventato la migliore alternativa, però sicuramente c'è un punto di vista privilegiato perché, perché Radio Sherwood, come poi eh, tutta l'evoluzione della comunicazione che c'è stata da, da dalle parti di Vicolo Ponte Corvo e non solo, ovviamente in tutto il Nord-Est, quindi Global Project, eh, Melting Pot, Sport alla Rovescia, Eco Magazine. E, e altri progetti non hanno mai inteso la comunicazione eh, nella fattispecie radiofonica e poi quella eh, online giornalistica semplicemente come narrazione non c'è mai stata una visione neutra della comunicazione e dell'informazione è stata sempre un'informazione un di parte ma soprattutto che è stata parte delle lotte è stata parte importante quindi anche da, da questo punto di vista c'è un'anticipazione adesso si parla di eh, della comunicazione come uno dei terreni di, mh, di contesa, di battaglia principale nella, nel capitalismo digitale, bene, queste cose qua succedevano già eh, nella metà degli anni, a partire dalla metà degli anni 70, quindi eh, la comunicazione come terreno, eh, terreno di battaglia, come campo di conflitto, come campo in cui prendere parte, essere parte di qualcosa, essere parte anche in termini di soggettivazione essere attivi nei processi di soggettivazione sociale e politica. Io credo che questi siano degli elementi eh, importanti e sono poi quegli elementi che ci hanno portato a eh, riflettere insieme sul eh, perché un centro studi, che cos'è un centro studi, quali sono le ambizioni, eh, quali sono le prospettive. Io passo la parola a mh, Davide Drago, che come dicevo prima è uno eh, degli animatori principali di... Eh, di questo progetto e ci racconta anche un po' come è nato e, quali, ehm, e che cosa vuole essere, che cosa vuole diventare. Grazie Antonio, eh, di nulla. Eh, sono abbastanza emozionato, che, che è strano, soprattutto quando sono con Antonio facciamo delle gag molto simpatiche, invece oggi sono obiettivamente emozionato e sono emozionato sia da a, attivista ma anche da storico, ho questa sfortuna o fortuna di, di essere uno storico e di farlo, e questa è una fortuna anche per, per lavoro. E quindi, da dove lo si guarda, si guarda, per me, sicuramente questo è un momento importante ed è un momento storico. È un momento storico perché ehm, finalmente direi ci siamo riusciti. Eh, nel corso del, degli anni, più volte si è eh, tentato, si è provato di eh, mettere mano a quello che è la nostra, la nostra storia, il nostro, il nostro passato. Eh, e quest'anno, eh, con un po' la scusa dei 45 anni eh, di Radio Sherwood, abbiamo così tra chiacchiere informali, tra chiacchiere formali deciso di iniziare a, a lavorare effettivamente, a, a ricostruire quella che è la nostra, la nostra storia e quindi la memoria, non soltanto di, di Radio Sherwood, ma la memoria... Ehm, dei movimenti che hanno attraversato l'Italia e quindi la memoria dell'Italia stessa, perché quando si raccontano gli ultimi 45-50 anni di storia dei movimenti, si racconta la storia eh, del nostro Paese, degli ultimi 50 anni del, della nostra storia. Eh, quello che mi preme è sottolineare è che non è un'operazione di eh, nostalgia, non è un'operazione di esaltazione del, del passato, non è un'operazione che mira a, a rincorrere quelli che sono le varie, eh, i vari anniversari che magari da qui in avanti si succederanno. Tra l'altro quest'anno eh, quest è mh, un anno molto particolare eh, per noi centri sociali del Nord-Est soprattutto per quanto riguarda tutta una serie di anniversari non a caso prima abbiamo visto soprattutto due video eh, che, che ricordano proprio quei, quei momenti ma appunto non vuole essere eh, un'operazione nostalgia non vuole essere un'operazione nostalgia anche perché noi abbiamo la, um, la fortuna di essere un corpo vivo, un corpo ancora in movimento, un corpo che eh, continua a, a praticare eh, battaglie sociali e politiche che si portano avanti in questo paese da, da 45 anni. E questo è sicuramente la, uh, il quid in più, uh, rispetto a, a, un, uh, a un luogo che magari per i più giovani può essere un qualcosa di più di. Di strano, cioè quando si parla di, di archivi, forse eh, la maggior parte anche delle persone che sono qui o che ci seguono non sono mai entrate in un archivio, o comunque l'archivio, le biblioteche sono sempre viste come dei, dei posti chiusi, dei posti polverosi dove ci stanno persone tristi con la gobba che stanno anni e anni a studiare sui, sui documenti. L'obiettivo del, del centro studi, e eh, spiegherò perché è un centro studi, che è un qualcosa che, devo dire, è, è nata dopo. Eh, noi anche nelle nostre prime riunioni parlavamo di archivio, archivio, archivio. Eh, ha da subito messo diciamo, sul piatto l'importanza dell'essere eh, dell un luogo aperto, dell'essere un luogo vivo, dell'essere un luogo soprattutto... Eh, come dire, legato a quella che è la modernità, la contemporaneità e quindi l'utilizzo anche di tutti quelli che sono gli strumenti di comunicazione eh, di cui oggi disponiamo. Um, un centro studi perché? Um, perché abbiamo la fortuna di uh, avere all'interno della sede, di, sede storica di, di Radio Sherwood non soltanto documenti cartacei eh, che vedete qui in mostra. Abbiamo foto, abbiamo video, abbiamo libri e quindi appunto varie, eh, vari documenti, vari supporti che raccontano la storia di questi, di questi 40 anni. Un centro studi, appunto, che non si vuole focalizzare su un periodo eh, ben definito del, del, degli ultimi 50 anni, soprattutto di, di storia italiana, ma è eh, un. Uh, un centro in cui fortunatamente ci sono uh, battaglie e lotte che, sono andate, che si sono trasformate, che sono andate avanti nel corso di questi, di questi 50 anni. È un luogo in cui ancora oggi, parlo soprattutto della rete di Radio Sherwood, che continua a comunicare, che continua a produrre uh, video, immagini, raccontare le battaglie politiche odierne. Sarà un luogo sicuramente di studio, eh, quindi anche per come dire addetti ai lavori. Eh, abbiamo già avuto in questo periodo storici, giornalisti che ci hanno chiesto banalmente del materiale per fare i propri lavori, ma soprattutto quello che noi vogliamo è che sia un, uh, un luogo uh, di, di studio, anche non solo per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per i giovani. Per, eh, scoprire quelle che sono le radici dei, dei nostri movimenti e le radici della nostra storia. E deve essere un luogo di divulgazione. Un luogo di divulgazione lo può essere soltanto utilizzando quelli che sono gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, eh, la radio, una web radio, quindi che può arrivare a, a tutti eh, i nostri siti di informazione, le nostre produzioni, le nostre produzioni video ma ha anche l'obiettivo di raccontare, e lo dirà molto bene Tommaso eh, nell'intervento successivo, eh, quella che soprattutto è stata la storia degli ultimi anni. Una storia che proprio da un punto di vista storico è una storia ancora da scrivere. Eh, quando infatti si parla di, di storia, magari noi forse a scuola adesso non so, si arriva a studiare gli anni 60 forse, boh, forse non ci si arriva, poi adesso con covid uh, e tutte ste robe figurati se studiano la storia degli anni 60, ma anche da un punto di vista storiografico è tutta una storia da riscrivere, banalmente perché ad oggi eh, ancora determinati fondi archivistici non sono stati aperti, non sono stati desegretati, ma quello è tutto un discorso che, ehm, che non stiamo a fare qui, è davvero per per addetti ai lavori, ma noi abbiamo anche proprio il dovere morale di storicizzare e scrivere quella storia, soprattutto quella storia degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, che è oggi tanto ancora viva. Eh, sistemando il, il nostro archivio ci siamo resi conto di quanto eh, delle battaglie degli anni 80, degli anni 90, ma non solo, anche degli anni 70 siano ancora delle battaglie vive delle battaglie da portare avanti e noi ci vogliamo anche interrogare sul perché sono da portare avanti, sul perché non sono da portare avanti, come sono cambiate. Per questo deve essere appunto un luogo di, di confronto, di studio, di analisi del presente ma anche del, del futuro. Questo è soltanto un, un primo momento. È ovvio che noi, eh, come dire, porteremo avanti eh, tutta una serie di, eh, di lavori che saranno dei lavori proprio da un punto di vista archivistico, quindi fatti con tutti i sacri crismi dell'archivistica, quindi eh, ci sarà l'opportunità a chi fa questo di lavoro o comunque a chi vorrà eh, effettuare stage, tirocini e tutte queste robe qua anche mettere mano a quella che è la nostra storia, ma vogliamo trasferire tutto questo passato utilizzando, ripeto, quelli che sono oggi i nostri mezzi di comunicazione. Utilizzeremo ovviamente eh, strumentalmente, tra tante virgolette, tutte quelle che saranno le opportunità. Eh, sicuramente abbiamo visto oggi più video, per esempio, di Genova, quello sicuramente sarà un momento per far vedere quello che anche all'epoca è stata la produzione di, di Radio Sherwood per quel momento, ma non appunto soltanto per raccontare e ricordare, ma per chi non c'era, chi magari non era ancora nato, capire cos'era, capire cos'è oggi, fare determinate battaglie, determinate lotte. Ehm, ovviamente è un luogo aperto, un luogo vivo e quindi un luogo che man mano... Eh, sarà accessibile a tutti utilizzando banalmente anche eh, gli strumenti tecnologici come eh, internet. E oggi, quindi, noi vogliamo che l'accessibilità alle fonti storiche eh, sia eh, libera, sia per tutti e tutti abbiano eh, la possibilità di guardare, di vedere, di studiare questi, questi documenti e ovviamente. Eh, il bello di un centro vivo, di un centro studi che studia, che analizza, è quello che, di essere aperto a tutte quelle che sono le, eh, le prospettive, a tutte quelle che sono soprattutto le idee che verranno da parte di addetti e non addetti ai lavori. Buonasera a tutti e a tutte. Spesso sentiamo usare la parola memoria come se fosse un sinonimo di storia, anzi come se addirittura fosse qualcosa di meglio della storia, tant'è che i politici parlano sempre del dovere di coltivare la memoria, anziché del più prosaico dovere di conoscere la storia. In realtà memoria e storia sono due cose non sovrapponibili. Alla voce memoria dell'enciclopedia delle scienze sociali treccani, redatta da Alessandro Cavalli, si cita un'affermazione dello storico francese Pierre Nora. La memoria è la vita, sempre invariabilmente riferita a gruppi viventi e a questo titolo è in evoluzione permanente. Opera aperta alla dialettica del ricordo e dell'amnesia, inconsapevole delle deformazioni che subisce, vulnerabile a tutte le utilizzazioni e manipolazioni, suscettibile di lunghe latenze e di improvvisi risvegli. La storia invece... È la ricostruzione sempre problematica e incompleta di ciò che è stato sui media borghesi nei discorsi istituzionali si è finita per declinare la narrazione del passato unicamente in chiave di memoria cioè per impostare una narrazione ultra semplificata unidirezionale in definitiva volta a sostituire la Complessità della storia, i conflitti delle diverse memorie con una memoria posticcia, una memoria del potere costruita attorno a quella che Giovanni De Luna chiama, eh, nella, nel suo libro La Repubblica del Dolore, ha chiamato il paradigma vittimario, vale a dire una narrazione del passato, ma anche del presente, basata sulla centralità delle vittime. Per emozionare, commuovere, suscitare consenso, le sofferenze vanno gridate, cito De Lune. E più si grida forte, più si sfondano le barriere dell'audience e dell'ascolto, quasi che le emozioni siano merci e quasi che sia il mercato a imporre le sue regole nel confronto tra la domanda e l'offerta. Questa narrazione del passato, incentrata sulla figura della vittima, eh, si è sostanzialmente affermata nel corso degli anni 80 e 90 attraverso le televisioni commerciali e quindi un approccio al passato che di fatto è funzionale alle logiche neoliberiste perché racconta un passato merce. Pubblico-private, sempre De Luna, tutte le reti televisive si affollarono di programmi che vendevano emozioni per provocare emozioni. Che vendevano contemporaneamente attraverso la merce e emozioni il proprio prodotto, mettendo in mostra indifferentemente gioia e dolore, felicità e lutto, amore e morte in una macchina scenica tanto potente quanto sostanzialmente indifferente ai propri contenuti. Per reagire a questa egemonia reazionaria del discorso pubblico sul passato e iniziare a costruire la nostra egemonia culturale, eh, dobbiamo eh, sostanzialmente rispondere a questo tipo di discorso pubblico. Io credo che alla semplificazione dobbiamo rispondere con la complessità, credo che alla ricerca spasmodica delle emozioni dobbiamo rispondere con lo sforzo continuo di un continuo esercizio di razionalità, al vittimismo a buon mercato dobbiamo rispondere con l'assunzione di responsabilità. Quindi dobbiamo innanzitutto noi per primi distinguere tra storia e memoria. Eh, le testimonianze, gli scritti, le immagini, eccetera, inerenti alla storia dei movimenti conflittuali italiani sono la nostra memoria, quindi ci emozionano, sono parte del nostro bagaglio più intimo in qualche modo. Ci sentiamo legati, ma non devono mai diventare dei santini, non devono diventare delle sacre icone. E simili dobbiamo ricordarci sempre che occorre approcciarsi ad essi come dei documenti storici che vanno verificati, confrontati e contestualizzati, come ci ha insegnato Mark Bloch nel suo Apologia della storia, o mestiere di storico, in cui tra il resto dice che vanno confrontati con i documenti storici contemporanei, non si può estranearli dal loro contesto, mai. Proprio perché siamo un movimento in continua evoluzione non abbiamo bisogno di un passato mitico, ma dobbiamo essere un elemento utile per arrivare finalmente ad una seria analisi storica di quanto è accaduto in questo paese dagli anni 70 in poi. Un tempo che il potere ci racconta solo come un succedersi di emergenze che a livello popolare non viene raccontato se non come aneddotica, come antiquariato o addirittura che cosa ne sanno i 2000. La voce e lo sguardo dei movimenti possono essere un elemento centrale per, cose, per raccontare cosa è successo negli ultimi 50 anni in un paese che non riesce a fare i conti con il proprio passato recente, un paese da troppo tempo senza storie. Di qui la responsabilità che abbiamo di non imbarcarci in operazioni nostalgia di qualche tipo, ma altresì di svolgere sempre un livello di analisi e ricerca e divulgazione, se possibile alto, connesso alle istituzioni culturali e universitarie, ovunque ci sia possibile farlo. Di essere in sostanza, questo secondo me dovrebbe essere un obiettivo molto ambizioso, ma che ci diamo, diventare il nuovo istituto Gramsci l'Istituto Gramsci dei Movimenti. Contate che oggi le istituzioni culturali della sinistra istituzionale non hanno in realtà alcun popolo, non hanno alcuna comunità di riferimento, quindi quest'opera è quanto mai necessaria. E quindi, e qui inevitabilmente finiamo per parlare della memoria e del rapporto tra la nostra storia e la nostra memoria. Da un lato occorre sempre sancire la diversità, anzi la distanza tra le due cose ma per poter investigare e divulgare efficacemente la storia occorre avere una comunità e quindi una memoria di riferimento. Le domande di ricerca che ci poniamo quando svolgiamo una ricerca storica non cadono dal cielo, nascono dalle nostre esperienze pregresse, dai nostri pregiudizi, dalla nostra visione del mondo e quindi anche dalla comunità in cui eh, siamo immersi. Chi nega questo o chi nega questo o si vergogna della propria comunità e nel caso del Vario fascistume italiano fa anche bene a farlo, oppure non ne ha una di riferimento. E in questo modo noi abbiamo anche degli storici di valore che però non hanno una comunità di riferimento e quindi non riescono a fare davvero il dibattito pubblico, non riescono a eh, sostanzialmente eh, parlare oltre al giro degli specialisti. Perché per la divulgazione storica... Può avvenire efficacemente solo all'interno di una comunità che sente di avere qualcosa in comune. Dobbiamo domandarci quale sia la memoria e quale l'identità della nostra comunità. I movimenti hanno un andamento carsico, ibrido, contraddittorio. È impossibile quindi parlare di una memoria dell'organizzazione, tra virgolette, in termini di continuità più o meno mitica, come hanno fatto i partiti e i gruppi nati dall'esperienza della seconda o della terza internazionale. Dobbiamo quindi avere l'ambizione di raccogliere una serie di memorie afferenti a tutto il variegato mondo del popolo antifascista nei nostri territori. Non credo infatti sia possibile parlare di una memoria dei movimenti nettamente separata dalla memoria della base della sinistra istituzionale o da quella base del mondo cattolico o dalla base del mondo cattolico democratico. Tutte queste memorie si ibridano e si intrecciano tra loro, occorre un punto di vista che le tenga insieme, pur senza nascondere la loro conflittualità reciproca, a volte anche molto forte, ponendo al centro della scena non il potere e non le azioni di questo o quel leader, ma le esperienze concrete che hanno attraversato la società. Si tratta in sostanza di rispondere al tentativo del potere statale ed economico di costruire una memoria condivisa di tutti i tra virgolette italiani, con la confederazione nella diversità delle memorie del variegato mondo antifascista e democratico, in modo da sancire così l'esistenza di una comunità diversa dalla nazione borghese, più ampia però di qualunque organizzazione o esperienza politica. Una comunità che riflette sul passato non per cercare qualche sacro totem da adorare, ma per sancire il proprio diritto ad un futuro degno. Ringraziamo Tommaso Baldo per uh, queste belle parole. In realtà <ride> ha inserito tanti elementi in questa discussione. Ricordo anche che l'intervento in forma scritta lo. Lo troverete su globalproject.info nei prossimi giorni. Io eh, abbiamo qua con noi Gianni Boetto, che è uno de, eh, degli ospiti che eh, contribuiranno a questa, a questa discussione. E, mh, abbiamo sentito anche nell'intervento di Tommaso e in quello di Davide sul centro studi com'è, Um, la storia non può essere musealizzata, come c'è sempre una uh, sedimentazione di, di lotte, di, di figure, di, di soggetti, non, non può esserci un'operazione nostalgia uh, né dentro un centro studi né in generale nell'approccio alla storia da parte dei movimenti sociali. Bene, io credo che uh, in, Veneto ci sia, in Veneto, nel nord-est, ci sia una particolarità o comunque c'è un elemento che ha sempre contraddistinto questi, questi territori che è quello di eh, essere sempre stati capaci di eh, coniugare di leggere l'organizzazione politica in termini di trasformazione di classe tu eh, sei comunque una, un rappresentante di, di, di un'associazione sindacale di base molto molto importante e radicata e, però credo che questo elemento sia, sia un po' eh, una delle basi su cui ci si è sempre mossi sul piano, sul piano politico Beh, intanto non vi nascondo insomma che anch'io sono un po' emozionato e anche un po' commosso perché questa sede diciamo tra l'altro correggo un po' le date perché noi siamo entrati qua come collettivi politici nel 76, ma questa radio è stata fondata da Emilio Vesce, due anni prima. Era una radio diciamo, che aveva colto in quel momento la necessità dell'uso no, dell'FM no, per trasmettere, per riportare, per usare, oltre che i volantini, usare anche un nuovo strumento di, per organizzare le lotte. Però diciamo che eh, era un gruppo che non aveva un livello di radicamento come eravamo noi, questi ragazzi di ventenni, che uscivano dall'esperienza dall delle lotte studentesche, studenti medi, qualche universitario, e eh, avevamo fondato appunto i collettivi politici padovani, che era una prima forma di soggettività. Uscivamo da Potere Operaio, che era finito nel 73-74, e avevamo sentito la necessità, e da là nasce questa eh, soggettività e questa comunità che eh, interpreta appunto quel tipo di composizione di classe che eh, c'era all'inizio degli anni 70. Quindi. Entriamo perché Emilio Vesce sente la necessità di rapportarsi con chi era all'interno dei conflitti e eh, si è creato subito un rapporto molto, eh, molto importante e anche prolifico dal punto di vista della comunicazione delle lotte. Eh, lo strumento, eh, la radio, che. Arrivavano i picchetti no? e allora non c'erano i telefonini ovviamente, no? quindi si usava il registratore. Mi ricordo anche di Emilio, appunto, che veniva con noi, andavamo a fare i picchetti contro gli straordinari al sabato oppure in situazioni appunto dove lo sfruttamento era molto, molto forte, no? con, eh, in situazioni dove appunto i padroni eh, di allora, come quelli di adesso facevano il bello e il cattivo tempo e però siamo riusciti allora appunto a costruire forme di, non solo di resistenza ma anche di dinamiche conflittuali di lotta che hanno portato a cambiamenti importanti. No? Emilio veniva con noi con il registratore, poi se c'era la fortuna che ci fosse qualche cabina eh, telefonica no? vicina si poteva fare anche la diretta no? attraverso... La, la, la cabina telefonica e questo è stato per dire l'uso di uno strumento nuovo finalizzato a eh, estendere le lotte a comunicare immediatamente no, quello che era il portato del, de, delle lotte che si stavano costruendo quindi io penso che a partire anche da, da questo esempio no, eh, che eh, gli strumenti che, eh, che tu metti in campo eh, di comunicazione sono fondamentali, sono cambiati nel corso dei decenni e eh, per riprendere insomma, un po' dei ragionamenti che sono stati fatti, penso appunto che eh, la memoria, come, e sono d'accordo assolutamente sul fatto che se la memoria non è legata alla, alla soggettività, alla comunità, è una memoria che poi vediamo come va a finire e viviamo in tempi dove chi di noi quando vede anche queste sceneggiate, no? la roba, non so se parliamo, la questione anche di calabresi, no? visto c'era la, eh, sì, anche adesso hanno la ricorrenza no? di sentire, no? Tutte queste fandonie che vengono raccontate, dopo uno vuol dire c'è cioè, cosa è successo prima, cosa c'è stato negli anni 60, fine anni 60, il 69, le stragi, la, 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 la strategia delle bombe, cioè questo era per, per far cosa? Per fermare, per bloccare i movimenti di lotta del 68, le lotte operai degli anni 70, questo è stato l'uso che è stato fatto no, del, de, 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 del terrorismo nero e delle, delle stragi st 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 dello Stato, no? E quindi credo che eh, oggi, eh, per non parlare poi di Genova, per non parlare di quello che anche sta roba di Parigi, no? Che abbiamo visto, l'arresto ancora, la storia mummificata, là ci no? parla, sono stati terroristi, criminali, eccetera, senza raccontare cos'è cosa, cosa sono stati gli anni 70 realmente. No? Quindi io credo che questo rapporto che dobbiamo avere con la memoria è un rapporto vivo, deve essere un rapporto che serve per qua, e lo dico, credo che sia l'unica esperienza nel Nord-Est di una continuità storica che parte non dal 75 ma parte dal 69. Dal 69 alcuni di noi qua hanno continuato un percorso... E questa vuol dire, anche se io e assieme ad altri compagni stiamo facendo la, la, la DL, perché è giusto che poi eh, nascano tanti fiori no, dalla soggettività, e però siamo figli qua, questa è casa mia, è casa nostra, insomma, per cui siamo figli di, quella, di, quel, di quel periodo e abbiamo, siamo riusciti a trovare nel corso di tutti i decenni. Perché se guardiamo così dall'alto, no, anni 70, 80, 90, il 2000, Genova, 2000, eh, l'ultimo decennio, insomma, se attraversiamo tutti questi periodi storici, vediamo che c'è una continuità che si basa sulla comunità, sulla soggettività. Questo è l'elemento e credo sia forse una delle uniche esperienze che esistono in Italia da questo punto di vista. Con una capacità di, di modificarsi, no? di cambiare, di, però avendo in mente sempre che sei di parte, che l'elemento del lottare contro lo sfruttamento, contro le trasformazioni, anche adesso ovviamente quello a cui assistiamo è la necessità assoluta di legare l'elemento della battaglia contro la crisi climatica con gli elementi della battaglia per il reddito, per la giustizia sociale, e contro le discriminazioni di genere, questi sono gli elementi fondamentali che allora ovviamente avevano caratteristiche diverse, ma che eh, le vediamo... In una continuità assoluta, no? ma che è una continuità che sta nelle nostre teste, nella capacità di eh, cogliere no, gli elementi di trasformazione che eh, si sono dati nel corso dei, dei vari decenni. E questo io penso che, quindi, quando Antonio parlava no, delle caratteristiche del Nord Est, eh, penso che appunto abbiamo avuto la capacità di tenere assieme, di sviluppare, di, di accumulare. Questa roba qua, che prima Radio Servus era solo sotto, c'è il fatto che ci sia qua c'era il teatro, no? E che oggi ci sia questa sala, con queste capacità di compagni e compagne, vuol dire che si mettono a lavorare per ricostruire questa memoria, questo centro studi, che credo sia un elemento fondamentale. Un qualcosa che, però, come si diceva, non è una roba che serve agli studiosi di storia. Nessuno di noi, qua, penso. Sì, è importante studiare la storia, no? però la storia sempre rapportata a, al presente, a quello che dobbiamo fare per cambiare e soprattutto anche per riuscire a, a raccontarla nel modo, perché purtroppo, come vediamo, pensiamo solo alla Palestina, quello che sta succedendo, cioè, è una roba vergognosa, no? lo schieramento che c'è con Israele, ma perché non si racconta nulla di quello che che sta succedendo, che è successo in passato e che ha portato a quello che c'è. Stiamo assistendo a una carneficina incredibile no? eh, rispetto ai palestinesi, ai civili, eccetera. Quindi io non posso fare altro che essere assolutamente insomma, molto contento di essere qua questa sera e di, e di dire insomma, che in qualche modo diciamo, abbiamo tutti contribuito al fatto che si possa andare avanti, che ci sia, e io apprezzo moltissimo il fatto che, insomma, che questo lavoro di documentazione che si sta facendo, che è fatto multimediale, è un elemento fondamentale per poterci dare strumenti di comprensione e far comprendere appunto anche alle nuove generazioni quello che è stato, quello che nel passato remoto nel passato meno remoto nel passato recente e questo soprattutto per andare avanti per il futuro perché quello che, per cui combattevamo negli anni 70 cambiano un po le coordinate però io dico solo una cosa e chiudo io ho cominciato anche diciamo, la mia presenza davanti alle fabbriche c'era a Moselice, da dove provengo, eh, c'era il, il settore delle bambole e del peluche, che erano centinaia e centinaia di ragazzine che uscivano magari dalle scuole medie professionali senza nessuna prospettiva, andavano a lavorare in fabbrica, erano ridotte in semischiavitù anche con dinamiche sessiste impressionanti, una ragazza che si era appena diplomata all'istituto professionale, tecnico professionale, non aveva trovato nessuna collocazione, è andata a lavorare in fabbrica, in questa fabbrica di peluche, e per le condizioni che c'erano di sfruttamento si è suicidata eh, lasciando una lettera tremenda, questo è stato l'approccio. Io penso che oggi quelle forme di sfruttamento che c'erano allora, oggi le ritroviamo, le ritroviamo nelle forme dei ride, le ritroviamo nei magazzini della logistica, le ritroviamo la ragazza che è, stata, che è morta di 23 anni, che usciva anche lei da una scuola con un diploma, questa quindi vuol dire per certi versi le battaglie di allora sono le battaglie di adesso, dobbiamo continuare perché non c'è fine insomma, allo sfruttamento e ci deve essere sempre queste forme di soggettivazione, di capacità di interpretare la realtà e di costruire dinamiche di lotto con intelligenza, con la capacità di cogliere però sempre quelle che sono le trasformazioni nella composizione di classe. Io ringrazio, ringrazio tanto. Gianni e chiamo Stefano Ferro per uh, proseguire il dibattito. Purtroppo non possiamo uh, per ragioni logistiche, far stare tutti gli ospiti contemporaneamente su, su questo palco. Io uh, proseguo uh, la discussione degli spunti. Anche gli spunti che dava Gianni sono spunti uh, molto importanti. Io mh, vorrei tornare su una cosa. L'accennavo la, all'inizio, no, il punto di vista privilegiato del nord est. E anche il punto di vista privilegiato di Radio Sherwood. Um, io francamente ho sempre, mi ha sempre fatto aberrare un termine che molto, è stato sempre molto in voga nella narrazione mainstream, che è quello del riflusso. Gli anni 80, anche parte degli anni 90, visti come il riflusso, eh, visti come gli anni del, del buio. In realtà, in, realtà in, in Veneto, a Padova abbiamo avuto proprio in, in quella fase, proprio dopo il 7 aprile, proprio attorno alla radio abbiamo avuto poi il condensarsi di nuove forme di organizzazione che eh, appunto si intrecciavano con quelle precedenti che però poi dopo hanno sono sono uh, proseguite fino ad arrivare ai giorni nostri. Bene, c'è la tua voce, ovviamente è uh, stata impressa um, quando uh, la, la famosa telefonata, in, uh, in, in Questura, fatta proprio dalla radio mh, dopo l'uccisione di Pedro. Però, che cosa uh, ci puoi dire, che cosa ti? Ha lasciato anche questa esperienza, non in particolare quella di Pedro, ma in generale quella di, di fare radio in una fase in cui di fare radio dentro la dimensione in cui la comunicazione politica era fortemente intrecciata con la rinascita dei movimenti, eh, in una fase che era una fase comunque oggettivamente difficile. Beh, intanto grazie per questa iniziativa. Eh, rimettere piede qui, anche se ce l'ho messo anche altre volte, è sempre un'emozione, perché. Perché ricorda un momento della mia vita assolutamente importante. La sigla del radiogiornale dei Led Zeppelin ha segnato tutti i giorni, per molti anni, eh, la mia presenza qua. L'esperienza è stata fortemente condizionata eh, dal, dall'informazione e dal seguire i 4, 3, 4, forse 5 blitz che ci sono stati in città che hanno portato in galera centinaia di compagni e eh, soprattutto, eh, e questo non, non è, un, non è un, un modo per ricordare le vittime in maniera nostalgica, ma penso che sia un tributo dovuto, eh, Gianni prima parlava di Emilio Vesce, io mi ricordo in, questa, in, questa, in questi luoghi Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, mi ricordo... Gianni Baietta, Toni Liverani, tutta gente che ha subito gli arresti del 7 aprile e ci hanno lasciato la vita, da innocenti, tra virgolette, anche per questa giustizia. Eh, penso che quello che è nato qui e anche la libreria Calusca, che è stato un altro elemento. Mi dispiace che oggi non sia potuto venire Sandro Scarso, che ne è stato l'animatore e l'ideatore iniziale. Eh, la nascita del Comitato 7 aprile, una, una professionalità nuova nell'affrontare una difficoltà di centinaia, di migliaia di, di, di pagine, di atti in cui sapersi barcamenare per riuscire a trovare le contraddizioni e molte sono state trovate. Io credo che eh, quell'esperienza sia stata un'esperienza che abbia creato anche delle professionalità, un modo nuovo di pensare all'informazione. Eh, Pensiamo ai primi video che sono stati costruiti: quanto, quanto eh, artigianali fossero, ma quanto iniziativa così creata dal nulla, che dopo ha messo le basi per tanta professionalità. Oggi abbiamo visto un video fatto da Massimo Sormonta, che è un genio dei video, una persona straordinaria che ha prodotto non so quante cose eh, belle per, per il movimento, per quello, ma tuttora, cioè in decine di anni. Però io penso che a 40 anni di distanza tutto quello, più o, meno, più o meno, che siamo riusciti a vedere in quegli anni ha gettato dei semi che hanno, che hanno lasciato veramente eh, un, un segno importante e sono germogliati per vari, per vari, per vari sentieri, ognuno di noi fatto scelte, chi nel volontariato, chi, chi altrove, ma si ritrova ancora qua a confrontarsi, a, ad avere un rapporto col territorio che è nato da, da una costruzione della, del nostro modo di stare nel mondo che ha messo per forza al primo posto l'essere eh, animali sociali, di lavorare insieme per migliorare tutti e questa penso sia la base fondamentale su cui ogni, ognuno di noi ha costruito le proprie esperienze, facendo anche una serie di cazzate non indifferenti a suo tempo. Eh, una volta scherzando con vecchi amici ho detto per fortuna non abbiamo preso il potere perché sennò sarebbe stato un massacro a quel tempo. E invece no, e invece adesso ci ritroviamo, ecco forse... Anche la mia esperienza all'interno del Consiglio Comunale è verificare quanto difficile è far recepire all'interno delle istituzioni quanta ricchezza c'è fuori. A 40 anni di distanza ancora non abbiamo risolto il fatto che ci sono dei luoghi, penso al Centro Sociale Pedro, penso alla Palestra Galeano, penso al Bioslab, penso alla Tana del Portello, che hanno una funzione sociale straordinaria. E una amministrazione non è ancora in grado di darne cittadinanza ufficiale, eppure a questa amministrazione queste strutture risolvono tanti problemi. Intervengono dove un'amministrazione non può intervenire, cioè sull'area in cui ci sono le persone irregolari, in cui un'amministrazione non può fare determinate, eh, determinate azioni e invece è fondamentale quello che viene fatto. Io non, non mi ricordo se da cioè, parte... Parte la telefonata alla questione di Trieste che è stata tragica. Io dopo mi, mi recai a Trieste, è stata forse una delle esperienze più micidiali della mia vita, perché sono andato nel luogo in cui Pedro era stato ammazzato dentro il condominio a intervistare la gente, a intervistare eh, la città in pratica. Ma mi ricordo che eh, è, è, è lì forse è stato un momento veramente in cui capisci la controinformazione e quanta importanza ha, perché le prime cose che ci hanno detto, a detta del, 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 questo, del questurino che era responsabile dell'informazione, eh, dice ma qua c'è gente che ha partecipato all'operazione all e assicurano che lui era armato. Cioè, il primo tentativo è stato quello di mettergli una pistola in fianco e doveva passare così, se Pedro non fosse uscito con quattro proiettili nel corpo, in strada, urlando, mi accoppano, mi accoppano, noi sappiamo benissimo quale sarebbe stata la versione che sarebbe stata accreditata dopo. E questo è un piccolo esempio. Quello che mi piace ricordare è che quando sono entrato io in radio e ne ho assunto un po' un ruolo, eh, la radio aveva un solo ripetitore qua. Ci fu una, una decisione importante che fu quella di allargare al più possibile il, il segnale che proveniva da questi studi. E il primo ponte che a primo fu proprio sul cero eh, per la bassa padovana e, e mi, ricordo, mi, mi mi fu raccontato dopo che nei, nei vari tentativi molto artigianali che facemmo io mi era su, su sulle antenne col mio dolce peso che facevano fatica a tenermi. Sì, qua... ah, erano comunque tanti. E mi ricordo la Cecilia Zoccali che era in galera alla Giudeca che ha detto che lei ehm, manovrando sulla radio a un certo punto sente Radio Sherwood e da quella volta è stata, è stata, è stata un'altra vita per loro perché era un contatto finalmente diretto e quotidiano con quello che succedeva qua. Chiudo con una... perché è quello che si capisce... È, di quanto pesante sia la situazione tutt'oggi dopo 40 anni è quella, quella, quella cosa brutta che è venuta fuori su Susanna Scotti in questi giorni, che dopo 40 anni e dopo che una persona ha subito i carceri speciali, ha pagato anni di galera, ha fatto una, una, una scelta di vita importante, oggi viene indicata come che deve essere privata dei, dei diritti civili e politici. Questa è la cosa più micidiale e bastarda che si poteva inventare in, uh, in questo momento, tra l'altro con affermazioni al limite della possibilità di essere denunciati per diffamazione. E questo per dire che ancora oggi, a 40 anni di distanza, questa cosa non è stata digerita e non c'è storia che abbia detto una parola definitiva su quello che è successo. Ringraziamo, ringraziamo Stefano Ferro e concordo e mi associo a questa operazione vergognosa che poi si inserisce anche in un contesto in cui eh, c'è questa operazione eh, politica vergognosa eh, legata alle persone arrestate a, a Parigi, davvero eh, non c'è pace per chi in forme anche diverse ha scelto una strada che è stata quella dei movimenti per il cambiamento dell'esistente. Io chiamo su, per dibattere Carmen Sabello, e abbiamo ancora altri due ospiti, poi andiamo verso il finale. C'è una questione che è, noi ci tenevamo a, a, a mettere all'interno di, di questo dibattito, sono diversi, sono diversi anni diversi decenni, ma soprattutto negli ultimi anni, la questione eh, femminile e femminista, intrecciata con, eh, con l'importanza delle lotte nella sfera riproduttiva, della sfera riproduttiva, della riproduzione sociale, eh, hanno, preso, <coughs> hanno preso piede, trasformando i, i, i movimenti, trasformando il modo di far politica. Eh, ebbene, nel, nel nostro centro studi c'è ampio spazio per, per questo tema, lo ricordiamo, è stato un tema eh, importante sia per Radio Sherwood, ma in generale poi per, per i movimenti sociali in questo paese e non solo, e parte da molto lontano. Quindi noi ci tenevamo ad avere un tuo punto di vista. Ricordiamo che poi Carmen eh, attualmente ha, ha un ruolo importante. All'interno della cooperativa, che comunque regge Radio Sherwood, però è una delle animatrici di, del, del, del centro studi. Sì, eh, allora grazie a tutti e a tutte, nuovamente per essere qui, e volevo iniziare prima di tutto ringraziando tutti quanti i compagni e le compagne che hanno contribuito a costruire anche questa giornata e che contribuiscono eh, quasi quotidianamente anche alla possibilità che questo nostro progetto di informazione, non solo il centro studi, vada, vada avanti. Allora, inevitabilmente qui eh, torniamo sempre a parlare un po', eh, un po' della radio perché è anche proprio da questo spazio fisico che sono partite anche tutta una serie di battaglie e di rivendicazioni che hanno attraversato gli ultimi, eh, gli ultimi decenni, oltre, oltre 40 anni. Quando, quando io arrivo in radio, eh, come dire la prima metà degli anni ottanta, è proprio anche il momento storico di cui parlavo, accennava un po' prima anche lui, cioè eh, noi eh, c'erano state tutta una serie di blitz dal 7 aprile in poi che avevano in un certo senso impoverito anche la quantità e la qualità dei compagni e delle compagne che contribuivano a mandare avanti il progetto Sherwood, l'informazione e le iniziative politiche in città e non solo nella città di Padova. Per cui per tantissimi anni ci siamo anche trovate nella situazione che le voci di Radio Sherwood erano quasi esclusivamente femminili. E soprattutto le voci che si occupavano dell'informazione, di costruire i programmi informativi, le rassegne stampa e tutto quello che, che, ne, sussegui, che ne seguiva. E, la caratteristica era anche quella che oltre a garantire la continuità quasi giornaliera di uh, informazione di Radio Sherwood, bisognava anche garantirne la, la vita, cioè trovare... E dei finanziamenti, trovare cose da fare che contribuissero a mantenerla anche economicamente la radio perché anche quello era un aspetto che andava fatto e contribuire anche a portare avanti un concetto di informazione, se ne parlava anche prima, che non fosse la mera cassa di risonanza di quello che veniva fatto, eh, che veniva fatto fuori, che veniva fatto in città, le iniziative di vario tipo. Le famose cassette del registratore di, di Emilio Vesce è una cosa che è andata avanti per moltissimo tempo, è una cosa che abbiamo fatto in tanti, si facevano le iniziative, io ovviamente ricordo di più anche quella della Bassa Padovana, si registrava, si veniva qua e si mettevano su queste, queste cassette e si mandava appunto quello che si era svolto in, nella settimana nelle varie realtà, nei vari spazi, eccetera. Ecco, quello che ovviamente abbiamo fatto in quei decenni, già era in abbozzo prima, però poi credo che come compagne soprattutto, ma non solo, eh, siamo riuscite poi a migliorare, a portare avanti, è stato il fatto di non fermarci ad essere la cassa di risonanza delle cose che venivano fatte, di non essere soltanto il megafono del movimento e dei movimenti. Avevamo, e credo che questa è la cosa anche che ci caratterizza tutt'oggi, tantissime compagne e compagnie che a tutt'oggi lo stanno facendo, che è quello di andare dove le cose stanno succedendo, testimoniarle, vederle, capirle e riportarle. Per cui man mano che anche eh, il, mh, tante cose cambiavano e succedevano nel mondo, per dirne una. Partiamo in quattro qui dalla radio con una scassatissima panda e andiamo a Belgrado ad intervistare le donne che scappavano dalla Bosnia e che vivevano la situazione della guerra nell'ex Yugoslavia in quel tempo. Partiamo armi e bagagli ed andiamo a Genova e piantiamo gli studi della radio alla Diaz e stiamo lì per tutto il periodo. A testimoniare quello che succede a Genova e siamo lì anche la notte, lì davanti, la notte in cui succede il massacro dentro la Diaz. Per cui abbiamo sempre cercato di avere questa, uh, questa um, potenza, di essere dove le cose succedevano e anche di contribuire a farle, succede, a farle succedere le campagne di informazione, le campagne di, per, per i diritti, tutto quello insomma, che ci ha caratterizzato in questi anni. L'importanza della memoria di cui stiamo parlando adesso è anche legata a quelli che sono stati in quegli anni eh, la nascita anche del movimento, eh, del movimento femminista padovano, che è stata una storia complessa, complicata, a volte anche conflittuale, non è che sempre tutti si andavano tutti d'accordo e si condividevano le cose, eh, tu cur le cose che, fa, che si facevano, è stato... Un eh, movimento complesso è stato un'arte una, un anche di cercare di condividere contenuti, di fare delle battaglie insieme, poi ognuno di mantenere anche le proprie diversità. Per cui l'importanza anche dei materiali che abbiamo ritrovato qui in questo, in questo periodo è anche quello di eh, passare alle compagne, alle compagne più giovani, alle giovani generazioni. Questa storia che se oggi assistiamo al fatto che c'è continuamente questo attacco ai diritti, ai comportamenti, alle scelte individuali delle donne, è una cosa che viene da molto lontano ed è una cosa, è stato un percorso che ha costruito battaglie eh, su, su, sul tema dei diritti e delle rivendicazioni che non sono soltanto attuali, ma che attualmente hanno ancora una potenza. È una valenza importante perché, come vedete, i diritti, non solo quelli delle donne, ma i diritti di tutti, sono continuamente messi in discussione. Le cose che sembravano assodate, come la battaglia per dire per sull'aborto, viene costantemente messa in discussione. Fra un po' è una battuta, però fra un po' potranno anche rimettere in discussione il divorzio, perché insomma stanno cercando di rivedere al ribasso tutte quante una serie di diritti e di lotte che sono state conquistate. Per cui ecco, la memoria di quello che è stato, anche la memoria femminile in questa, di questa città, ma le battaglie comunque generali eh, su, sui temi dei diritti sono sicuramente qualcosa che eh, con questo progetto cerchiamo di portare avanti, cerchiamo di attualizzare, di renderle sempre un percorso dinamico appunto, per tutti quanti e per tutte. Ripeto, grazie a tutti quanti insomma, anche per la possibilità di questa serata. E... Okay. Io ringrazio Carmen e adesso andiamo con l'ultimo intervento, c'è cioè Francesco Pavin, compagno di Vicenza, compagno e fratello. E Francesco eh, è una figura storica dei, de, de, dei movimenti eh, riconosciuto. Quanto meno da Genova in poi, insomma. Um, però io vorrei centrare uh, alcune cose nella, in questa discussione con te. E, um, sono uh, fuori tanti, venuti fuori tanti elementi in, in, questo, in questo dibattito, probabilmente, uh, anzi, la cosa bella è che poi li svilupperemo, sia in chiave ovviamente analitica, ma soprattutto in chiave di, di dibattito diffuso. Eh, però c'è un tema eh, che riguarda il Nord-Est, una delle caratteristiche eh, principali, una, una delle cose che anche eh, magari in altre parti d'Italia invidiano è stata sempre la dimensione organizzativa eh, diffusa, la, la dimensione organizzativa regionale, prima regionale, poi interregionale, che però non è stata una cosa eh, fatta in vitro, ma era proprio... Uh, il, la, la connessione di, di lotte reali e una delle principali lotte che c'è stata in uh, questo territorio è stata sicuramente la battaglia Nodal Molin. Anche quella viene da lontano, perché comunque la, uh, tutta la questione antimilitarista è una questione che ha sempre permeato il movimento in questo Paese. E, e non solo, però ha poi degli elementi di novità, che, eh, cioè quella di, di, di legarla alla questione ecologica, alla questione ambientale, il rivendicare comunque l'uso um, di, di, di questi spazi a destinazione militare per, um, per, per rendere più verde la città. E adesso anche a Vicenza, insomma, questo pezzo importante di, 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 di lotta, di battaglia del nostro paese, Uh, e e mh, si sta progettando anche lì di, di, di costruire un archivio. Ovviamente, la nostra ambizione è, è quella di, eh, di costruire proprio un insieme di. Un'archiviazione un integrata, un centro di studi integrati, perché non, eh, il nostro proget il progetto non è, lo diceva Davide prima, non è legato, non può essere legato alla dimensione cittadina, ma eh, noi siamo nord est, questa è un po' la nostra identità. Non in termini identitari, ma in termini proprio di progettualità politica viva presente. Ecco, eh, raccontaci un po' come si inserisce e anche il perché archiviare nel senso appunto di memoria viva, quindi fare un centro di documentazione su questa battaglia. Intanto tu giustamente mi tenti di perimetrare dentro uh, a un <ride> fai il tuo lavoro, ma il problema è che è difficile stasera eh, partire dal no dal molino, no? Perché poi uno entra qua dentro, ascolta un po' Cioè, Per me, per esempio, Carmen è stata una delle prime figure che ho visto arrivando al festival di Radio Sherwood, eh, che stava all'ingresso, mi pare ci fosse addirittura una roulotte vicino a dove stava lei, Roncagliette del 94-93. E perché io con un gruppo di amici, dei de pischelli piccoli piccoli, eh, abbiamo cominciato ad ascoltare Radio Sherwood, per cui quando si parla di cioè una serata del genere fai fatica a non ricordarti che... La tua la tuo attivismo, la tua militanza è cominciata perché insieme ad altri ho cominciato ad ascoltare la radio e c'era il concerto, se non mi ricordo, Onda, Rossa Posse, Assalti Frontali, non mi ricordo, alle Roncagliette c'era una canzone che diceva abbiamo chiesto a Sante, Sante Notarnicola, di salvare la memoria e la nostra rabbia di invadere i 90. E questa cosa poi andiamo al banchetto della radio e c'è il libro Camminare sotto il cielo di notte edito da Radio Sherwood, proprio di Santi Notar Nicola, e noi ci compriamo il libro, io e altri due studenti di Vicenza, torniamo a casa. E questa cosa segna un punto di, di svolta tra no, eh, l'approccio a una militanza che si costruisce attraverso quel percorso di cui le compagne e compagni hanno parlato prima, cioè questa capacità di tramandare. La memoria come atto politico di tramandare la forma dell'organizzazione non per perpetrarsi dell'organizzazione, ma come mantenimento della possibilità di stravolgere l'esistente, di mantenere quel movimento reale che cambia lo stato di cose presenti. Per cui questa cosa quando tu parli dal molino io mi domando se non ci fosse stata quella cosa che ci ha portato poi ad eh, andare in un centro sociale, appena occupato, lo via basta. Saccheggiare letteralmente un vecchio armadio in ferro pieno di numeri di autonomia operaia, eh, tutto il potere operaio, eh, i volantini di lotta dei comitati eh, vicentini, eccetera, eccetera. Se non ci fosse stata quella cosa lì. Se avremmo potuto per esempio resistere al periodo degli sgomberi dei centri sociali a Vicenza, dove per errori soggettivi, per incapacità politica, per una, anche essere molto eh, freschi e eh, giovani anche per una rottura interna che abbiamo avuto per noi che sceglievamo di stare dentro il processo della rete autonoma del Nord-Est, si chiamava così all'epoca, no? invece magari rispetto a una dimensione più anarchica e più, eh, più di un altro tipo, se avremmo saputo reggere quella fase lì. Quella fase che poi ci è servita come formazione politica per arrivare a fare la battaglia del Dal Molino, no? che per, nel nostro territorio è stato dire. Beh c'era stata un'interruzione di un filo rosso dagli anni 70 in poi che era stato un filo rosso pesante, cioè sì in maniera pesante con il fatto che era difficile parlare di autonomia operaia a Vicenza per i morti di Tiene e per i compagni dei quali c'era negata anche come dire dalla dimensione istituzionale la possibilità di un ricordo, ecco la costruzione, la nascita del Movimento Nord è stata per noi in qualche maniera definire che questo Veneto, questo territorio, che è un territorio storicamente di ribelli, di banditi, di diserzione durante la prima guerra mondiale, di sabotaggi cioè, questo è un territorio fortunatamente fatto di una espressione del potere molto forte come era stata la democrazia cristiana allora, ma come è Zai adesso, ma è anche un territorio che ha espresso una capacità eh, di ribellione. E Allora, quando facevamo il Dal Molin, tanti compagni e compagni degli anni 70 tornarono no, magari anche a partecipare alle assemblee eh, del presidio Dal Molin, ci rincontrammo con... Una serie di figure che fecero gli anni 70, penso ai compagni di Montecchio, penso ad altri compagni e compagni di Vicenza, gli ultimi occupanti dei centri sociali magari di, eh, di Vicenza, l'ultimo scampolo di autonomia operaia. E ci fu quindi anche quella capacità di costruire una lotta, che è stata una lotta assolutamente straordinaria, assolutamente impari, ma che comunque ha segnato e segna no, poi anche la, il fatto che nel nostro territorio fortunatamente gli spazi politici autonomi eh, rimangono comunque anche una dimensione di presenza in città, no, ma poi presenza sempre volta a tentare di costruire il cambiamento radicale, no, perché poi questa credo che... La cosa che si, diceva prima Gianni, dal 69 in poi, cioè la nostra prospettiva, per ridere, no, guardavo prima il eh, potere operaio contro il riformismo per il partito della lotta, eh, alla fine non abbiamo cambiato idea, cioè noi pretendiamo e lottiamo per il cambiamento dello Stato di cose presenti, cioè anelliamo una rivoluzione difficile improbabile. E lo facciamo proprio perché abbiamo una storia. Parlava prima Tommaso Baldo della memoria, della memoria come forma attiva, non come nostalgia. Ecco, l'idea dell'archivio del, dell Adalmolin è perché la memoria è importante. E perché invece quel tipo di battaglia è stato oggetto negli ultimi 7-8 anni di una ricostruzione storica da parte degli stessi giornali che non sprecano una riga sulle nostre iniziative. Penso a cosa voglia dire per la città di Vicenza la stampa di Confindustria che non ci fa un articolo per esempio sul fatto che abbiamo un posto con degli ambulatori popolari, con un banco alimentare che fornisce pasti a 47 famiglie a settimana, ma a trovato le pagine per decostruire una storia, cioè per rappresentarla come in qualche maniera, sì, c'è stata una battaglia contro il Dalmolin, ma per relegare come dire, ai margini di questa battaglia quello che è stato l'attore principale, il presidente Nodal Molin, che non rappresentava la possibilità di mediazione sul terreno della battaglia Nodal Molin. E questo processo è avvenuto anche, tra virgolette, a quella che noi chiamiamo per comodità sinistra, tra virgolette, ma che di sinistra credo che non abbia assolutamente nulla, e è stato anche un po' un fallo di reazione, cioè di fronte al fatto che comincia a uscire un libro, fatto non dico da chi perché non è importante, che tratteggiano eh, il sindacato, quale sindacato a CGL, fra l'altro, no? la costruzione della battaglia, i partiti, cioè quando quella battaglia è stata una battaglia dei sindacati ufficiali e i partiti sono stati messi ai margini. Cioè, io mi ricordo, il, 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 ce lo ricordiamo in tante qua dentro, il corteo del 17 febbraio del 2007 con il palco principale dal quale la CGL è partita in fondo al corteo, ma questo non per una dimensione di come dire, ripicca, ma perché quella battaglia rappresentava e rappresenta tuttora... Il fatto che non c'è possibilità di mediazione se ti fanno una base militare di guerra nel tuo territorio o se la fanno gialla, verde, rosa. E questo poi credo che quello che vogliamo affermare, quello che compagni e compagni che si sono messe a fare questo lavoro dell'archivio, che hanno cominciato a costruire nelle premesse, vogliono fare. Cioè restituire... Eh, alle nuove generazioni, a quelli che attraversano i movimenti anche in questa fase assolutamente complicata, che quella è stata una battaglia radicale, una battaglia che non aveva e non poteva accettare dinamiche di riformismo e di mediazione. E questo, come dire, è importante. Poi, come si metteranno in rete queste cose? Se io, io, che manco ci capisco niente dei siti internet, sarebbe bellissimo navigare eh, in un sito in cui si possono trovare tutte queste cose. In cui poi costruiamo, come dire, no, eh, non le stanze, lo diceva qualcuno all'inizio. Eh, buie e tenebrose degli, degli studiosi, ma come covid della ribellione, come covid della sovversione, come la moltiplicazione delle idee rivoluzionarie che ci hanno sempre attraversato. Questa è un po' l'immagine che vorrei un po' consegnare come, come dibattito questa sera. L'altra cosa è abbiamo bisogno di memoria perché comunque noi siamo proiettati verso come dire, il tentativo di, di, di cambiare l'esistente. No? Questa settimana eravamo sui tetti dell'Eni. Eh, a Milano, in una fase assolutamente complicata, insieme a centinaia di compagni e compagni che, proprio anche per questa storia che noi abbiamo, hanno trovato naturalissimo qualche anno fa. Condividere che il tema dell'ecologia, del clima non era una battaglia di serie B, non era una contraddizione secondaria. Ma proprio per l'approccio anche del marxismo critico che ci ha sempre attraversato, hanno trovato naturale quello che diceva prima Gianni: come si possono coniugare le lotte sul reddito, le lotte sul clima? Come si può fare questa grande scommessa? E allora la memoria, come dicevamo all'inizio, quella memoria di Sant'Enotar Nicola, dei compagni degli anni 70, della telefonata di, eh, eh, di, di Stefano su, su, su Pedro, eh, tutto questo che è un accumulo di storia è quella forza che ciclo dopo ciclo, in quei movimenti classici di cui parla Tommaso Baldo, è la forza che ci porterà, eh, e dobbiamo provarci fino in fondo a cambiare l'esistente. Io ringrazio Cesco, ringrazio Gianni, Stefano, Carmen, uh, Tommaso per, uh, per questo dibattito davvero bello. Io direi due battute, Davide, perché il, uh, i temi sono stati uh, davvero, davvero tanti, davvero ricchi e credo che il centro studi stesso uh, esca uh, molto rafforzato con molta più convinzione. Quindi, due battute e poi. Andiamo verso, verso, verso le conclusioni anche per consentire a, a, alle tante persone che sono venute da fuori Padova, che ovviamente ringraziamo, di poter tornare in tempi. In tempi purtroppo siamo ancora in coprifuoco, e quindi. Sì, velocissimamente. Eh, la discussione di stasera è proprio eh, lo specchio di quello che noi vogliamo fare. È un, uh, un continuo. Uh, un continuo accrescimento, un continuo ricordare quello che è stato, ma un continuo ricordare quello che siamo e quello, e quello che saremo. Uh, oggi abbiamo iniziato un po' a raccogliere uh, la memoria, qui dietro abbiamo fatto banalmente un corner in cui abbiamo intervistato tramite audio e video chi ha attraversato, attraversato questi spazi. Momenti come questi sono momenti di eh, confronto fondamentali per, eh, per fare a volte anche il, il punto della situazione, per capire che quello che stiamo facendo è giusto. Come diceva Cesco prima, il fatto che centinaia, soprattutto di giovani, decidono eh, di occupare la sede dell'ENI lo decidono di fare perché credono che quella battaglia sia giusta. E sia corretta da portare avanti in questo, periodo, in questo periodo storico. E quindi è importante ricordare quello che è stato, ma è importante continuare a portare avanti quelle battaglie. Poi è ovvio, metteremo in rete tutto questo, questo lavoro, eh, continueremo a raccogliere la memoria, a raccogliere i materiali, perché purtroppo. Eh, c'è anche tante, tante volte ritrosia nel disfarsi di quello che si ha a casa o purtroppo eh, tante volte buttiamo via quello che ci sembra carta straccia e che invece soprattutto per le nuove generazioni è fondamentale, fondamentale conoscere. È un lavoro che andrà avanti, che continuerà, quindi buon lavoro e buona lotta a tutte e tutti. Io ringrazio Davide, voglio andare verso, verso le conclusioni. Eh, ovviamente tanto è stato detto, eh, ci tenevo a, anch'io da, 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 da storico, da compagno, da, eh, da attivista, da persona che fa comunicazione, si occupa di comunicazione, ci tenevo a ribadire alcune cose. Eh, si è parlato tanto di, eh, di una memoria e anche di una storia fatta di documenti, testimonianze, di analisi che sono state già fatte, però... Di questo intreccio tra storia e memoria con il presente, con il corpo vivo di, di compagni e compagne, ma anche di una città, di un territorio che eh, è vivo dal punto di vista sociale e culturale. Si, si è ricordato delle battaglie eh, femministe, di quelle eh, legate a. Alla, alla crisi climatica, all'ecologia, io voglio ricordare questo eh, corpo vivo di compagni e compagne. Ogni estate, purtroppo l'anno scorso non c'è stato possibile, eh, riesce a trasformare un parcheggio, è quello è il park nord dello stadio, eh, stadio Ucaneo, in, in un festival immenso, meraviglioso, il festival di Sherwood, ma anche tante altre cose. Noi prima parlavamo di Radio Sherwood, Radio Sherwood eh, non è più in FM da una decina di anni però è protagonista di una progettualità di, di, network, di networking con altre radio indipendenti, sono una ventina che si chiama, eh, si chiama Gemini che da oltre un anno sta producendo delle cose, eh, delle cose bellissime. Io credo che proprio in questa, in questa ottica, che è un dibattito del genere, ma in generale un progetto come quello del Centro Studi, eh, ci serva. Abbiamo visto tante immagini oggi prima di questa presentazione, prima di questo dibattito, che ci hanno fatto commuovere, emozionare. Io eh, in, primo, in prima persona ho iniziato di fatto a fare politica con il movimento con o Global, eh, con Genova. Ogni volta che vedo quelle immagini è sempre un, um, un colpo al cuore, non in termini negativi, io non ho mai interiorizzato eh, la sconfitta di quel movimento, anzi, io credo che eh, qualsiasi immagine ci venga proiettata, qualsiasi libro noi leggiamo, qualsiasi documento poi eh, ci lasci qualcosa. Ed è questa sedimentazione che ci permette, ci consente e ci consentirà, sono, sono convinto, di ehm, continuare eh, questo lavoro che è fatto di passione, è fatto di organizzazione, ma è fatto anche di voglia di ribellarsi e di cambiare. Eh, il mondo. io eh, concludo con una frase che eh, cito spesso perché è una frase che mi piace tanto e credo che si, eh, si colloca bene dentro questo dibattito che è quella di identità forte e comunicazione aperta, una frase che ha segnato eh, la, la storia politica degli zapatisti e che credo eh, da, dalla quale abbiamo sempre fatto tesoro, l'identità eh, forte è quella appunto, che ci consente di continuare sempre la, comunica la, la comunicazione aperta, è quello che Fa ogni giorno non solo Radio Sherwood ma proprio la nostra attitudine politica. Concludiamo questo dibattito. Io ringrazio, eh, a proposito di sedimentazione, di saperi e professionalità, tutte le persone che ovviamente hanno, eh, stanno lavorando a questo progetto, tutte le persone che sono messe a disposizione per la realizzazione anche tecnica di questo dibattito: Ludovica, Pino, Clementina e Annette, che sono due, due stagiste di un progetto che è hanno ben capito e ben colto dove ehm, dov dov lavoriamo e come lavoriamo. Grazie a tutte le persone che sono venute e lunga vita al centro studi, lunga vita a Radio Sherwood.